Sì, ragazzi, lo so, sono un tradizionalista, non ci posso fare nulla. Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Carmi Special. Perché dico che sono un tradizionalista? Perché questa tipologia di video la faccio quasi ogni anno. L'anno scorso è stato un po' particolare perché c'è stato ovviamente a causa del Covid un tutt'uno con le due stagioni, era finita una, iniziata subito l'altra. Ma se vi vado a mostrare ad esempio all'interno del mio canale, guardate qui, basta cercare 5 cose e vi spuntano video di 2 anni fa, questo in realtà di 3 anni fa, perché si riferisce alla stagione precedente. Insomma, ogni anno io vado a raccogliere alcune informazioni sulla stagione appena conclusasi che possono aiutare i fantallenatori a migliorare la propria esperienza nelle prossime stagioni. Quindi, mi raccomando, oltre a lasciare un bel like, qua sotto nei commenti ditemi cosa vi ha insegnato questa stagione fantacalcistica, cosa avete notato, cosa l'ha contraddistinta rispetto magari ad altre, va bene? Io adesso vi dirò 5 cose che secondo me possiamo sottolineare e che in vista del prossimo fantacalcio potrebbero tornarci utili. Alcune cose sono magari facili da notare, alcune sono specifiche della mia community. Il primo punto riguarda il basso livello difensivo. Infatti si sono segnati tantissimi gol quest'anno, più di 1160 circa su 380 partite, quasi 3 ragazzi, quasi un over praticamente fisso a partita, un over 2,5 praticamente. E questo cosa ha portato? Ovviamente a un maggior numero di bonus, quindi di gol, di assist, ok, quindi di più 3 e di più 1, ma anche un maggior numero di gol subiti e quindi minor diciamo clean sheet, ok, per quanto riguarda i portieri, anche un numero di diciamo di gol subiti a partita maggiore, quindi che andavano ad abbassare magari i punteggi, ovviamente poi venivano compensati se la formazione veniva schierata bene dai gol fatti, ok? Però questo può comunque condizionare un po' la costruzione della rosa in futuro, perché magari uno dice ok, il calcio si sta evolvendo in questa maniera, vado a spendere un po' di meno per la porta e un po' di più invece per i giocatori più offensivi, ma vedremo. Per quanto riguarda invece il secondo punto, la titolarità appunto dei portieri è stata messa in discussione quest'anno a causa appunto di varie situazioni. Partiamo dalla prima. Volti se la sono dimenticata, ma la prima situazione clamorosa in porta è stata quella di Stracoscia, ok? Stracoscia che perde completamente il posto, giocherà in per tutta la stagione. Alcuni fantallenatori avevano magari li avevano presi in coppia, altri invece avevano puntato su Stracoscia e poi o sono stati costretti a prendere Reina alla riparazione oppure addirittura si sono trovati a dover fare degli scambi, insomma, a giocare con altri portieri più scarsi. Quindi situazione già complicata. Quella Roma, un po' vi avevo avvisato di non andare sui portieri Roma anche per quella situazione, addirittura alcune partite ha giocato Fusato. E poi la situazione Verona invece con il portiere che non gioca più per le ultime giornate, quindi alcuni fantallenatori non avevano neanche un buon portiere magari da schierare. E stesso discorso con alcuni ballottaggi, vedi Porta Napoli, vedi anche Porta Atalanta, insomma c'è stata un po' di confusione sulla titolarità dei portieri. In vista del futuro, ecco, si potrà magari modificare il regolamento, alcuni possono in caso considerare l'opzione del quarto slot per la porta, che è già utilizzabile in molti fantacalcio, ad esempio Mantra, dove lì c'è la libertà. Io ad esempio in un fantacalcio quest'anno sono andato a prendermi il quarto slot appunto in porta, ma sul Classic potrebbe essere una novità particolare. Oppure potrebbe semplicemente mantenere il regolamento in quel modo, ma la strategia all'asta potrebbe essere diversa, perché appunto bisogna selezionare magari quei portieri che hanno una garanzia in porta, una diciamo importanza rispetto agli altri che dovrebbero sostituirlo, molto più marcata. Per quanto riguarda appunto sempre i portieri, passiamo al terzo punto, perché ho sottolineato un aspetto importante e riguarda il pacchetto portieri low cost, ma
con abbinamento intelligente. Infatti tantissimi messaggi mi sono arrivati di ringraziamento riguardo il pacchetto consigliato, quello composto dal portiere dell'Udinese, Verona e Cagliari. Un pacchetto che ha funzionato davvero tanto bene perché era basato su un abbinamento del calendario e non su casa fuori casa. Quindi quando Udinese ad esempio aveva una partita difficile si poteva schierare facilmente Verona e Cagliari perché una delle due aveva una partita facile e viceversa. Questo ha portato ad un rendimento complessivo davvero ottimo, anche perché Udinese, Verona e Cagliari hanno affrontato dei periodi positivi. Il Verona nella prima parte, l'Udinese durante un po' tutta la stagione se dobbiamo dirlo, e il Cagliari parte iniziale e parte finale. Complessivamente hanno fatto 8 clean sheet l'Udinese, 7 e 7 Verona e Cagliari. Non sono pochi, basti pensare che la Juventus ne ha fatti 8, ragazzi. E complessivamente di media se ne potevano ottenere circa 15 schierando bene magari i portieri. Ovviamente ho fatto una sorta di media, cioè tra quelli massimi che si potevano ottenere e quelli magari minimi, ok, sbagliando proprio lo schieramento della formazione, però schierando in base al calendario, ecco, mediamente se ne potevano ottenere circa una quindicina. E il massimo dei clean sheet è stato 14 da parte delle big di Inter, Milan e Napoli, ragazzi. Quindi significa che con un pacchetto intelligente, ben costruito, basandosi sul calendario, se studiato da Carpi Special ovviamente, soprattutto si può ottenere un rendimento come quello dei big, dei top, ok? Anche perché poi questi portieri hanno anche avuto ottimi rendimenti in termini di fanta media e di media voto pura, quindi anche in ottica modificatore sono stati validi. Passiamo invece al quarto punto, e qui si passa all'attacco. Invece si va sui titolari scarsi che diventano dei crack. Alcuni infatti, soprattutto Simi e Vlahovic, hanno spaccato il fantacalcio, sono stati super super decisivi in questa stagione fantacalcistica. Ma tutti diranno: vabbè, allora il prossimo anno starò attento appunto a questi giocatori che possono magari esplodere e trascinarmi al fantacalcio. Sì, ma andiamo a sottolineare una loro caratteristica, ovvero il fatto che entrambi erano rigoristi. Ora, non sono stati tutti i loro gol su calcio di rigore, ma se andiamo a togliere comunque i rigori al loro bottino di gol, è chiaro che non hanno più un rendimento da primo slot, ma magari da secondo o terzo slot. Questo significa che se dobbiamo andare a selezionare dei titolari scarsi, per titolari scarsi, ragazzi, ne parleremo domani perché il video riguarderà quello. Per i nuovi iscritti sarà fondamentale, per chi è già iscritto al canale da tempo sarà troppo divertente, però capirete cosa significa titolari scarsi. E praticamente appunto dobbiamo andarli a selezionare tra i rigoristi in modo tale da avere più probabilità, ok, non la sicurezza, ma più probabilità di trovarci dei crack in rosa. Poi l'ultimo punto riguarda invece i top che abbandonano, e ovviamente chi ci viene in mente se non il Papu Gomez? Lasciando stare il discorso flop, cioè di quei top che invece non riescono poi a rendere come top, era una cosa che io vi avevo già sottolineato pre-asta, quindi una cosa magari un po' più prevedibile, ma comunque che succede ogni anno, ok? Ma i top che abbandonano, che lasciano quindi completamente i fantallenatori senza che possano appunto sfruttarli in campo a prescindere dal loro basso rendimento, è una cosa clamorosa, impossibile da prevedere. Il Papu Gomez, ragazzi, capitano, amato dai tifosi, con appunto un legame particolare con Bergamo, che va via a gennaio a causa appunto di dissidi con l'allenatore. Stesso discorso mi viene in mente, ragazzi, non proprio nella stessa situazione, ma comunque di abbandono a gennaio da parte ad esempio di Higuain al Milan appena arrivato. Cioè, appena arrivato al Milan, nessuno si poteva aspettare che un giocatore appena arrivato parte poi a gennaio, quindi uno ci punta, dice dovrei comunque averlo tutta la stagione, quel che mi fa, invece no, addirittura partì a gennaio, stesso discorso poi Piontek, la seconda stagione poi al Milan. Quindi insomma, situazioni particolari e impossibili da prevedere. O meglio, cosa possiamo fare per magari prevenire questa situazione? Forse puntare su giocatori meno orgogliosi e allenati da allenatori non troppo orgogliosi.
forse si può fare questo, ma ragazzi, non possiamo veramente privarci di selezionare giocatori comunque molto validi. Mi viene in mente adesso un altro caso, Icardi all'Inter, ragazzi, giocatore che veniva da stagioni dove fa più di 20 gol ogni anno e poi quella stagione ti floppa perché si litiga con la società. Insomma, situazioni particolari e impossibili da prevedere, sulle quali non dobbiamo farci troppi film mentali, ma guardare la realtà e soprattutto il potenziale di quel giocatore in quella società. Va bene, voglio però sapere la vostra opinione sia su questo quinto punto che sugli altri quattro, e soprattutto trovatene altri voi, in caso ci farò un video dedicato con altre 5 cose magari su che abbiamo imparato da questa stagione fantacalcistica. Va bene, ovviamente un bel like, commenti qua sotto come detto, seguitemi sui social, vi auguro una buona estate, ci vediamo domani come detto con un video particolarissimo, perché sarà, come detto, divertente per chi è iscritto al canale da tanto e è fondamentale per chi è nuovo per comprendere video passati e futuri. Va bene, poi vi farò sapere se stasera dopo la partita dell'Italia magari sarò in live, vi farò sapere anche tramite i social in caso. Va bene, un abbraccio da Carni Special.